Signori, benvenuti e bentornati su Grade. Allora, oggi voglio fare una gara interessante, se la troviamo. Sono tutte belle e interessanti, ma noi non la troviamo mai. Io qua vedo delle cose che si stanno sviluppando in modo molto interessante, questa parte qui. Noi invece ci concentriamo sempre su questa roba qui, che non ce ne frega niente, sinceramente. Protuned, super modificate, super modificate. Io, signori, vorrei allora andare avanti con questo. Facciamoci un round, quindi un solo round va più che bene. Con la nostra piccola mini. Sono molto curioso poi di andare avanti con questa serie qui, perché il gioco comincia a piacermi davvero davvero tanto. Ci gioco anche tanto da solo per migliorare i vari record, migliorare io stesso a giocare e soprattutto per andare avanti nella storia, Christian, storia, parlami del nella carriera, Brands Hatch. Cosa hanno? senza Servono per annoiarvi lui i troppo. piloti. Brands Hatch è unico, mette alla prova anche i piloti più esperti. C'è bisogno di... Oh, ok, mi hanno appena detto che tra poco... Sì, ma non c'erano le Christian, qualifiche, ma parlami che del cazzo Brands è? Hatch. Cosa Non hanno? c'erano Servono le per lui i piloti. qualifiche? Brands Hatch è unico. Qualifiche rapide. Cazzo, l'avevo vista. Fuck the system. L'ho detto in italiano, proprio. Piace questa mini, è un po' wow! 4 marce. La Madonna! Ma non aspettavo mica una roba così! Mi aspettavo un po' un cadaverino! È troppo morbida! Troppo morbida in tutto! Troppo morbida! Vabbè! Aspetta, facciamo che facciamo esci! Adesso irrigidisco tutto. Vi faccio vedere come si guida questa. Vedete che era molto morbidosa, ballerina. Vi faccio vedere io, Salvatore, bro. Vi faccio vedo che il vedere pubblico è esaltato là fuori. Vorrei sentirvi urlare più forte per Christian qui al mio fianco. Le mole Fantastico lui! super dure Dovreste e dure usare le vostre queste. braccia per Applica, questo qua già. via. Qualifiche rapide. Adesso dovrebbe essere irrigidita parecchio. Le molle più dure possibili. Gli ammortizzatori un pelino più duri. 25% più duri. Dovremmo avere un po' più di margine di manovra. Ma che roba! Tutta un'altra storia, amici, amicini. Secondo di vantaggio più o meno. Ci starebbe secondo me ancora un assetto un pelino più duro, ma così mi sono trovato abbastanza bene. Lo lascerei. Posto, posso andare, che prosegui a cannone. Partendo primi, secondo me, la possibilità Bene, di Christian, vincere con tu sei questo la nostra cadavere è esperta un di po' più corse, alta. nonché co-presentatrice del Great War Series. Vorrei Dato questo palo sul ponte provare tracciato, cosa un'altra dovremmo aspettarci? roba. Grazie, Provo a Alex. mettere Questo è anche un gran più bel duro circuito, ma in l'assetto. pista non abbiamo solo Irrigidirla i numeri. Va bene, ci ritorneremo più completamente. tardi sull'argomento, ora godiamoci la Launch! partenza. Che colava il triplo. Oh, Capito, chiedo se chiedi può qua. spingere. Ok, stai iniziando ad Ma è attaccare. normale che questo qua va così? Frenata termoatomica mi butta all'interno. Sono buttato all'interno. Ci riprovo. Perché colliva così forte? Messo i rapporti corti. Oh bro, get cancer.
perché qui c'è tutto tanto un assetto granitico. Qua fai fatica, bro, qua fai fatica. Devo provare a prenderla a bomba. Quasi, ci siamo quasi riusciti. Non ce la può fare a superarmi? Perché i cavalli sono quelli, dove vuoi andare? Piccio, piccio! Voilà. Voilà. Attenzione. Attenzione. Curvetta fatta alla grande questa. Sfruttiamo al massimo la pista. Ok. Non ce n'è. Il mio rivale dov'è? Dov'è il mio rivale? Ok. Sul rivale in vista, grazie. Bravo, bravo. Come si dovesse trovare? Il compagno ha difficoltà ad uscire dal fondo del gruppo. È un piccio! Se ce l'ho fatta io, madonna, che ho iniziato a guidare stamattina. Comunque secondo me ci ha aiutato un po' un piccolo incidente che c'è stato. Ultimo giro. Come avete visto quando mi sono girato tra gli altri. Per favore, fallo uscire dal gruppo. Nessun rivale in vista. Nessun rivale in vista. Io c'ho un rivale su questa macchina, no? Non me l'ha dato il rivale, non lo vedo neanche nei, in pista, lì nella pista, non la vedo. Non lo vedo, non credo ci sia. Sto prendendo questo qua la mini. Fallo aumentare un pelo. Il tuo compagno non riesce ad uscire dal fondo del gruppo. Non ce la fa, non riesce. Perché voi non sapete, ma se io e il mio rivale arriviamo primi e secondi, raddoppia il premio che ti danno in denaro. Il che mi farebbe comodo. Cioè abbiamo 10 milioni di euro. Abbiamo vinto anche questa. Voilà, senza paura. 4.000 monete di costi? Su 4.000 monete di costi è una enormità. Cosa ho fatto per fare 4.000 euro di danni? Scusatemi. Poca esperienza qua, poca esperienza. Però voglio vedere se mi sbloccano le altre categorie. Perché voglio vedere, perché ho visto una Cosworth, una Sierra. E, bah. Vediamo un po'. Sì, vedete, mi hanno sbloccato. Mica un'altra mini. Un'altra mini. Allora, facciamoci un'altra mini. Un round, è tutto un round praticamente. Poi c'è questo, la classic. Ci rifacciamo la mini ancora. Oggi giornata mini. 4 giri, questi sono pazzi. Questi sono pazzi sciroccati. 4 giri. Con calma, bella però l'arancione con la scacchiera, eh. Io adesso controllerò un attimo l'assetto. Tutto duro mi va da Dio, mi va da Dio. Voglio vedere se il rettilineo che c'è qua è abbastanza lungo per scaricare la quarta. Ben più forte da come un vantaggio io, eh. Guardate l'assetto duro quanto cambia, guardate che roba. Poi già la mini comunque la piccoletta così ha una, un cambio di direzione che a dire fulmineo sarebbe dire poco, e qua arriva un pelino più ribalzante giustamente dall'assetto. Un secondo e 8 guadagnato, direi che non è per niente male. Potrei quasi non usare il freno, che ha davvero un assetto incredibile, e la mini, ripeto, è famosa per la sua eccellente manovrabilità, soprattutto questa scatola. Ah, ora capisco perché i 4.000 euro di... Yes, man! Ovviamente, mi è tutto più chiaro adesso. Vorrei provare però dei danni, anche i danni reali, perché si spaccano davvero, non solo estetici, però io ho paura che non finisce male. La gara sta per cominciare! Che lui ce l'ha qua, lui va più di me. Come fa ad andare così tanto lui? Come fa? Perché vanno tutti più di me? Cosa ho
veloce, un pelino più veloce di lui, Joana Sari, che sta per Safari, però senza la F. Bomber, impara a usare una mini prima, poi mi chiami, eh. Voilà, visto come si usa la mini? Ora voglio vedere se ho fatto più di 4.000, forse ho fatto anche ben più di 5.000 di danni. Per fortuna sono solo estetici. Se volete, scrivetemi sotto i commenti se volete che facciamo i danni reali. Cannone, bro. Cannone, bro, cannone. Perché lui va di più? Non ce n'è, non so perché lui va di più. Grande, primo giro, sei in testa. Ok, chiederò di spingere. Ma siamo in tre, ci siamo staccati dal gruppo. Ok, inizia a spingere. Siamo usciti in terza, un po' velocini. Ma noi qua che cominciamo a recuperare. Piccola scodata da parte della mini. Molto veloci qui, un po' rimbalzanti. Mi allargo al massimo. Vedo stretto, ho lasciato una ruota lì. Sono andato molto forte. Freno, vado. Sto andando molto bene. Piccola toccata di freno, la mini fa il resto. E questa, secondo me questa può essere presa a palla, cioè a cannone questa qua. Prossimo giro ci provo, butto via la gara, la butto. Hai completato metà gara. La vendo? Che qua potrei prenderla così, guadagnare ancora di più. Guarda, che bella questa macchinina, mi piace un sacco. Sembra una scatoletta di tonno allargata. Voilà. Gomma. Ho perso un po' il controllo, qua. Comunque l'assetto rigido, ragazzi, qua fa i miracoli sulla mini. Uso tutta la pista, così. Ho fatto il record? 51,7. Gesù, salve la regina. Sono sempre io quello coinvolto. Sempre colpa mia. E subito uscire un attimo di scodata, è la piccoletta. Casamini, ora lo facciamo rimbalzare come fosse una trottola. Voilà, quarta, giù tutto, fiamme dallo scarico, toccatina di freno per uscire belli piatti. Ci stiamo dentro alla grande, giù tutto. Un po' più lenti del solito, non ho visto i costi perché non ho il coraggio di guardarli. Questa è la triste verità. Adesso voglio vedere se mi danno la BMW sotto come gara, se ho visto la BMW, o se mi danno altro. Completo tutti gli eventi American Classic Mini nella carriera. È quello che ho fatto. Siamo a livello 19. Dopo la questa è quella di Mr. Bean, anche se era verde, però. Vediamo cosa mi sblocca. Ah no, niente, non mi ha sbloccato nulla di questi. Completa 520 Touring. Completa la Classic Touring Cup. Ma quindi di questi, mannaggia. 520 Touring. E allora, ragazzi, Ci tocca fare due round, questo. Il 4 round lo faccio per i fatti miei. Non sono proprio convinto. E questa è la migliore, ragazzi, non c'è niente da fare. Super Tourers, quindi queste sono già le più veloci. Vi ricordo che qua usavamo, mi sembra, la Golf GTI e altre cose così. Quindi qua abbiamo già fatto il salto. Per noi subito qualifiche rapide, doppia gara. Ah, non avevo letto queste cose qua. Quindi vincendo qua sblocchi sia nuove gare qui
proprio nuove categorie, nuove gare anche nell'evento lì della Mini. Il che è interessante. Mi piace giocare senza webcam, sapete perché? Perché posso stare completamente nudo volendo e nessuno saprà nulla. Il motore che ha questa cosa, la falco, è incredibile questa. Prima da cannone. La conosco bene questa pista. L'abbiamo fatta con quella super veloce. Vai, bro. L'assetto mi sembra già abbastanza rigido, credo ci sia bisogno di altro. Madonna, ho volato. Falcon, signore, la Falcon. Fa palla per poi frenare un po' più secco qui. Ah, mi è uscito di cuore. Mi è uscito di culo, maledetta. Speravo di una frenata un pelo più precisa. Ci speravo. Qua si va molto forte in questo rettilineo. Questa marcia così così non basta. Primi 58 secondi contro i 59,5, non caro amico ti scrivo chissà quale vantaggio spaventoso. Salve e benvenuti all'evento di oggi. Kristen, cosa ci attende? Lo stile delle auto touring è Andiamo. aggressivo. Perdonami, ma sembra che la gara stia per iniziare. Beh, sentiamo. Laus. Ok, due buon Falcon dietro motore, di noi. buongiorno. Chiedi subito al mio amico di spingere. Non Finché può attaccare al possiamo. momento. Stanno già molto vicini. Non ho rivali dietro. Posso permettermi di frenare un pelino dopo di loro. Chiama dallo scarico laterale per la nostra Falcon. Palla, palla, palla. Giù tutto, giù tutto, via. Qua la prendiamo un po' più. Veloce! Non so se mi ha penalizzato o no. È andata qua. Non credo che mi abbia penalizzato perché non mi ha dato nessun fallo. Ho Puoi chiesto di aumentare il spingermi di qua. passo per ottenere una posizione. 7000 Non può giri spingere in toccati questo ora. momento. 280 Dall'inizio all'ora per la rimani Falcon, ferma. 295 all'ora. Flat, curva presa flat, un po' larga, un po' larga. Un po' larga. Erano fatti di aria quegli quadri lì, quei cosi, perché non, la macchina non si è neanche fatta un graffio. Falcon numero 1. La nostra curva dove riusciamo sempre un attimo a guadagnare qualcosina. Barare, ma a noi non ce ne frega niente. Larghi qua, larghi, 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 larghi. Tocchiamo il freno. Poca precisione di start di frenata, volevo dire. Giù tutto, ruote dritte, giù Capito, tutto. Non chiedi ho se può rivali. spingere. Non può attaccare Falcon al va veramente momento. forte. No? Giro finale, 280, tieni il controllo. 290, 297 orari. Prendiamo più stretta del solito per uscire più veloci e voilà! Frenata! Qua è proprio la sua curva questa, cioè riesce proprio a farla bene, è una bella macchina questa per giocare. Vai piccola Falcon! La sua curva! La curva del volo del cigno! Troppo volo del cigno! Veramente tanto! Andavo sulla luna! Tengo un po' accelerato, poi tengo frenato qua, giù tutto di nuovo, via. È presa forte, le altre Falcon non riescono a fare la stessa cosa, lo sta Falcon volante. Questa curva niente, appena tocchiamo l'erba è finita. Non riesce proprio a farla la mia Falconina. Giù tutto. Sono usciti forte. Molto forte come al solito. Le altre due Falcon dietro. A cannone. E ok,
bella. La vittoria, di nuovo, non ho guardato i costi di riparazione perché non ho mai il coraggio. Oh. Sono fatto male al piede. Qui adesso dovrebbe darci altro. Altra gara, 1,79 km, un po' più breve del solito, come si vede. Per fortuna. Ed ecco il turno finale, qui si decide tutto. Chris, cosa ti aspetti? Qualifiche. Voglio farmi le qualifiche per capire se va tutto bene qua. Se la macchina risponde bene. Finita questa gara, signori, poi noi ci salutiamo. Non vorrei fare puntate troppo lunghe che voi non ve le guardate. Sì. Non ho visto il sole mi ha quasi ammazzato, mi ha bruciato le retine. Se la prendo così un pelo più stretta, poi mi allargo, mi fotto. Non mettermi la prima, così se riesco a prenderla in seconda un po' più carica viene l'ideale. Infatti, bel già perso. Da Chandoyle, Chandoyle. Adesso devo recuperare un po'. Chandoyle. 54 secondi? 52, 53, 54 e 4, primo contro i 54 e 7 di Chandoyle. All'ultimo, signori, o Chandoyle, non si sa come si dice, noi lo chiamo Chandoyle. Ecco il turno finale, qui si decide tutto. Cosa ti aspetti? Ci aspetta una gara infuocata per la quantità. Io qua metterei, sapete cosa, un rapporto un po' più corto. E dire che qualcuno lì fuori ha cuore così. Metterei un rapporto più corto per il fatto che tanto qua deve essere molto più forte. Via. 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 Ottima forma al momento. Continua così. Grazie. Può forse essere un periodo più scattante per le marce corte. Per i Bourbon, quando finiscono a prendere con marce più alte, sì, quindi abbiamo qualche chilometro in più. Chandoyle non può farcela. Il mio amico Chandoyle. Chandoyle cambi di direzione troppo per lui, troppo. Scusa, c'è già fine. Grande, primo giro, sei in testa. Non ok, chiederò testa, di però. Attaccare. Okay. Per nulla, pensavo di farcela, tagliarmelo così, mannaggia. Allora sono deficiente. Sono deficiente. Sono un cretino. Scorretto pure. Lo facciamo bene. Va bene, vabbè. Normale, contento, gioco. Chandoyle non ce la fa, ragazzi. Il mio amichetto è veramente alla fine del gruppo. In fondo al gruppo. Kit e Murt, mi sono distratto per cliccare il pulsante. Come lo metto? Invece che slitta in qua. Grazie, zia. Giro, rimani in testa fino alla fine. Urla. Attenzione. Voilà.
testa se cambiamo veloce. Via, 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 via. Non mi piace che tende ad andare a sinistra. Comunque la Falcon, signori, qua avete notato che è una delle macchine più... un po' più larga, potevo prenderla, che è la più usata, perché forse è la più potente. Costi 563, è un minimo graffietto, eh. Non male, voglio vedere adesso. Vabbè, il campionato l'abbiamo vinto noi come al solito, senza problemi l'abbiamo vinto. Quanto tempo abbiamo? Potremmo farne ancora una se mi sbloccano quella giusta. 1, 2, 3, 4, 4 round, un round. Facciamoci un round, dai, un round, ragazzi, su. Ce l'ha. È meno potente, niente, va bene. Falconiamo. Così poi, forse con il quinto. Il quinto ce la possiamo fare, il quinto. Scusatemi. Ciao, Incio. Incio. Ciao. Grazie per esserti sintonizzati per il Great Ciao. Series. Crystal, cosa dovranno affrontare oggi i piloti? Un altro emozionante evento Touring. Eccoci qua, signore, scusate, una piccola telefonata che non ha portato direi a nulla. Quindi veloci qualifiche di notte. Questa veloce, fatemi vedere. Forse la pista che noi facciamo al contrario di solito. Cambio lo show. Bella curva questa. Bella curva, sì, eh. Qua fuoco, oh sì, che bellezza. Questa pista, proprio a livello estetico, io la trovo incredibilmente bella. Sembra un po' così, ha fatto un po' strano. Ma cosa ti allarghi? Non ce la faceva, si allargava, driftava la mia Falcon. Ha visto il Giappone e dice, boh, allora qua si drifta e basta. Brava Falcon, brava, così. 2 minuti e 10 secondi. Non aspettavo durasse così tanto questa pista, eh. Poi fuoco. Poi fuoco. Si dà la porta a 3. Qui avrei preso una stecca secca, eh. Di nuovo. Ma che botta devastante. Prendiamola un po' prima con rewind, eh. Ti butta proprio fuori questo. Falcon! Ma che... c'è una Falcon che sguscia. Che c'è ancora i rapporti con questo banco, eh? E per quello? Non credo, sapete? Non credo che ha ancora i rapporti dell'altra gara. Oh sì, invece 250 all'ora di velocità massima. E qua dovrei vincerla, però devo assolutamente vincere questa gara. Perché i rapporti corti in teoria vanno bene, qui vanno bene. Anche se qua andrebbero un po' più lunghi. Andrebbero un po' più lunghi qua. Sono letto. Lento, ma forse se la prendevo al massimo parto undicesimo, di più ultimo ragazzi, ultimo. Ricomincio, ci riprovo. Di solito riusciamo a starcene sotto il
tempo classico, no? Io qua sono a palla. La curva drifterosa, ma noi la teniamo bene. Altra curva un po' drifterosa, dosiamo bene il gas. Ruote dritte giù tutto. Toccatina di freno giù tutto. Una sbandata che non mi è piaciuta per nulla. Parte critica lì. Posso provare di nuovo, torno ancora più indietro. Perché vedete che qua un attimo ho avuto una svicolata. Ok, è già andata meglio. Questa pista io la odio adesso, è bellissima ma la odio perché siamo lenti in queste curve. Forse con il rapporto un pelo più lungo riusciamo a tenere giù, la coppia viene distribuita in modo diverso sulle ruote ed evitiamo la slittata totale. E poi in questi punti qua è utile avere rapporti più corti, le marce più corte, perché comunque riesce davvero ad avere una velocità di punta più bassa. Sì, mannaggia, oh, passa sì, ma arrivi prima a una certa velocità, il che ti aiuta in pista così. Per esempio qua, quando serve velocità pure in questi casi, noi siamo già al limite, avremmo potuto arrivare qua ai 290 all'ora, frenare un po' di meno in questi casi. E poi adesso ragazzi me la devo rischiare di brutto. Falcon, ti prego, 6, 7, 8, ottavi, va bene, va bene, va bene, abbiamo perso qualcosina un attimo, allungherò i rapporti adesso almeno, se, attenzione, se non sono già lunghi, ma non credo perché abbiamo fatto i 2,95 in un tempo, quindi direi infatti, Alex, non bisogna sottovalutare nessuno nel Grid World Series, prosegui, via, scusami, ma a breve si parte. Hai una lunga gara davanti, trova il ritmo e mantieni. Ma ragazzi sono tutti a caldo qua. Ok, ricordatevi, questa è una gara molto complicata. Sembra una gara facile, ma è una gara molto complicata. Non credo più. Un paio li faccio, uno piano piano, quattro giri abbiamo dato se lo faccio un gruppo. Porca, ho toccato proprio il tan all'ultimo, Vancouver. Falcon, ti prego, bravissima la mia Falcon, brava Falcon, siamo quinti amici, quinti, freno più tardi, scusami Martin, eppure l'altro gli è andato a calma un attimo, va, se c'era Martin lo dovevo falciare. Sono entrato infame, eh. Vai, abbiamo solo due davanti. Due Falcon, le nostre amici Falcon. Questa non era proprio quello che volevo fare. Che hanno già preso. Vai. Un
pelo più veloce di loro. Un pelo più veloce, Falcon, ti prego. Recuperare quei due lì, ragazzi, è veramente dura. Allora, buttate giù tutto. Giù tutto. Qua abbiamo recuperato qualche millesimino, ragazzi, qualche millesimino l'abbiamo preso. Secondo giro, hai due auto davanti. Lo vedo anch'io, bombe. Zitti tutti che non mi hanno visto. Zitti tutti che non mi hanno visto barare come una bestia. Okay. Questo pezzo vedo che sto recuperando qualche metrino. Freno. Frenata termoatomica. Falcon, ti prego. Ho sbandato. Falcon, andiamo a prenderlo. Sta mollando il ritmo lui. Siamo usciti meglio. Prendiamo un pelino dopo. Esci forte, Falcon. Ce l'hai. Andiamo con Graffio. Ho un parurti che sta venendo via. Perché ci sto. Dai, Falconina mia. Dai, te li guardiamo nello scarico. Richiesta di aumentare il passo. Aumenta il passo, amichetto. Non può spingere in questo momento. Come mai non può? Qui si allarga, io lo passo. Non ti sorprendere se ti terrà nel mirino ora. Sorpasso maledetto. Allora, facciamo così, torniamo più indietro possibile, perché non voglio farmelo nemico sul serio questo qua, perché mi fa un culo che non finisce più. Dov'è la frenata, Falcon? Matthews Diaz, sembra quasi una bestemmia. Matthews Diaz, ce l'ho, Matthews Diaz. Ci ammazziamo in due. Ho finito il rewind. Che cosa ho ottenuto lì? Falcon stava andando per il bar. Stava andando al bar. In terza posizione, ragazzi. E chi è questo qua? Che spunta dal nulla. Il primo è imprendibile. Non riesco a farlo, niente. Il primo non riesco a prenderlo. E il primo, aspetta, che ho due giri senza errori. Dai, che ce la facciamo, Falcon. Anche se alla terza posizione mi andrebbe già da non Dio. Può attaccare al momento. Questa è una pista complicatissima. Vieni qua, come me. Si è allargato un pelo. Zio, vai, Falconina mia. Falco, non scodare. L'amor del cielo. Perché questo qua è turbo lui? Falcon. Mannaggia, non c'ho più niente. Pure però come va ragazzi? Come? Non vale questo però. Ancora un giro.